Ciao a tutti amici e buongiorno da Frank Bianconero, vi invito sempre ad iscrivervi al canale. Oggi è un grande giorno, semplicemente il dodicesimo anno di presidenza del nostro grandissimo Andrea Agnelli. Ricordiamo soltanto questi 19 trofei, punto, andiamo oltre. Non è soltanto questo, con quest'anno sono 99 anni della famiglia Agnelli ed ora Elkan Agnelli, che ci supportano, spesso ci sopportano, che danno, mettono soldi, che danno cuore, che investono, che cercano di farci felici, di farci festeggiare. Ci hanno trasmesso legame, fede, stile, classe, che ovviamente ora stiamo perdendo. E la Juve sono loro. La Juve sono loro che hanno fatto sì di farti fare una squadra mondiale, di farci tifare una squadra con un'identità ben precisa, quella che è Agnelli. Le chiacchiere stanno sempre a zero di chi vuole fare sempre il fenomeno, perché la Juve sono gli Agnelli. 12 anni, 19 trofei. Non mi interessa dei discorsi astratti che si fanno, perché vogliamo far finta di essere noi padroni. Comprate le azioni. Uscite i soldi, andate a comprarvi la Juve, pagate 2 miliardi di euro alla famiglia Agnelli che magari ve la vende, portate CR7, Mandzukic, Higuain, Tevez, Pirlo, Pogba, Buffon e chi ha un po' più di età può fare una carrellata di campioni, di grandi giocatori che questa società ci ha regalato per tifare, per sognare, per sperare, cosa che voi tanti, non tutti fortunatamente, anzi, la maggior parte capisce, ma che la minoranza si vuol fare sempre forte del dissing verso una società mondiale, verso una società invidiata dove il marcio sta dentro la nostra tifoseria. Perciò cosa vogliamo dire? Io dico soltanto grazie e come ho detto giorni fa, spero in altri 12 anni in questa maniera, se così non sarà ti amerò più di prima. Non sarò mai io che andrò contro la Juve, perché se ci sono dei tifosi che hanno sognato per una vita, che hanno sperato e che sono arrivati in fondo in tantissime competizioni, poi con fortuna e sfortuna, quelli siamo noi. Chi si può onorare di avere un'unica proprietà da 99 anni, perché poi aspetteremo il centesimo e poi vediamo se quelli là esultano, perché la Juve sono loro, perché a te e a tutti voi che criticate basta, non vi obbligano di guardarla, di tifarla, di comprare prodotti ufficiali, di chiedervi cosa devono fare, perché le idee le hanno loro e soprattutto ci mettono di tasca loro se si sbaglia. Perché gli errori sono stati fatti, io lo ripeterò sempre, negli ultimi 3 anni sono stati fatti errori, secondo me a volte madornali, anche madornali, ma io sto sul divano, io sto qui a parlare con voi, non sto nel cuore, diciamo, della società per capire quali sono stati i problemi, delle scelte, delle decisioni, degli investimenti sbagliati e parliamo di campo, perché questo presidente ci ha preso nella melma, questo presidente ci ha preso dei settimi posti. Questo presidente ci ha preso da 140 milioni di euro di fatturato e quando la famiglia da sempre ci sono state difficoltà si sono buttati a capofitto per salvare buchi di bilancio, per salvare errori di investimenti, perché ci hanno messo sempre di tasca loro, non ci hanno chiesto mai un euro, non ci hanno chiesto di formare nessuna Juventus SPAC per salvare la Juve. Perché non immaginate nemmeno cos'è la Juve. La Juve va studiata, va capita e poi va parlata. Non si parla mai nel momento. Non si parla mai del momento attuale che ci possono essere stati degli errori. E poi vedremo già dall'anno prossimo se si tornerà a vincere. Perché a me tifosi interessa emozionarmi alzando i trofei. Poi ognuno si può emozionare come meglio crede. Il criticare, come dico sempre, è il sale per migliorarsi per ognuno di noi. È il sale della discussione. È il bello dello sport, è il bello del calcio, le opinioni contrapposte, ognuno ha il suo modo di pensiero, ma augurare il peggio al nostro presidente e ovviamente alla nostra proprietà è qualcosa di più che
diciamo così, visto che è un video discurrevole, è qualcosa di brutto, è qualcosa di cattivo gusto, e la buttate là soltanto per tri 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 tri, like, la coerenza. Vabbè, non dovevano essere più juventini e sono juventini. E se arriva Allegri non sarò più juventino e tifano Juve. È la coerenza. La coerenza, perché sono stato juventino anche con Del Neri, anche con Mumsonga, Andrade, Gregger, Appolzer, Paro, Bojinov e tutto quello che volete. Krasi, Celia. La Juve sono loro, a noi non ci obbligano, si nasce con una fede calcistica, si tifa quella squadra. È vergognoso tutto quello che si legge di insulti, non di pareri, di insulti. È meglio che sto zitto perché sennò poi andrei oltre e poi andrei troppo a punzecchiare chi si crede un fenomeno, ma un fenomeno è per chi segue sempre l'odio, per chi studia come farsi vedere, senza mai dire cose abbastanza sensate, perché il problema qual è? È che dire Agnelli via quando si perde è la cosa più facile del mondo, è che per dire via Allegri, tutti out, tutti andate voi fenomeni da baraccone, andate voi fenomeni da baraccone a risollevare. Rismetteteci 400 milioni di aumento di capitale, andate voi, andate voi, no, tutto questo sapere, tutte queste diciamo gestioni, come tutti sono capaci attraverso il video di capire cos'è la Juve. Io non mi permetterò mai di criticare un top manager, chi gestisce miliardi di euro e chi gestisce una società che ne fattura quasi 600. Io mi sto sulla mia se piccola sede a farci il video. Chi è d'accordo è bene, chi non è d'accordo è male. Mi sveglio la mattina, vado a lavorare, ma non cerco e non studierò mai. E soprattutto non farò mai video contro la mia proprietà e contro la mia squadra. Posso non essere d'accordo, posso essere critico, posso dare le mie opinioni anche dure. Ma non dirò mai la parola out, odio, merda, via, io sono la Juve. Fatemi stare zitto, io sono la Juve. Hanno messo 1 miliardo in 5 anni. Chi dice la Juve siamo noi, andasse in borsa, prelevasse la Juve e ci facesse vedere cosa è in grado di fare. Però ci devi portare anche CR7, anche Mbappé. Anche Vlaovic, anche De Ligt, anche Chiesa, magari il ritorno di Pogba, magari Di Maria, magari che ne so, Milinkovic. Però ci dovete fare vedere questo. E io starò sempre sul carro della Juve. Fino a quando le chiacchiere stanno a zero, la Juve è solamente e solo degli agnelli e che ci perdono di tasca loro per farci tifare, sorridere, piangere, emozionare. Vincere. Trovo deplorevole quello che stanno dicendo tutti su Andrea Agnelli, ma si sa anche la provenienza. Si sa anche la provenienza perché è giusto che sia così. Si sa anche la provenienza, ma è giusto che sia così. Per ora basta. Però davvero, per coerenza. Come si fa a voler bene ad una proprietà, ad una squadra, se si dicono le peggio cose? Io mi farei vedere. Però, detto questo, ciao a tutti da Frank Bianconero. Iscrivetevi al canale, ragazzi, canale che parla della Juve, non che insulta la Juve. Canali che parlano di Juve, non che insulta la Juve senza sapere di calcio, dinamiche, cosa può succedere, che i cicli finiscono, che non si può vincere ininterrottamente, che non si può vincere per sempre, perché se no stiamo dicendo soltanto cazzate e prendo per il culo, anche se sono tre, ma di qualità di chi mi segue, perché a me non interessano numeri, a me mi interessa la qualità di chi mi vede, qualità diciamo dell'opinione sotto i commenti, e
E io rispondo a tutti, perché per me le persone, ricordo, non sono seguaci, follower, iscritti. Per me sono semplicemente persone. Ed io, in minimissima parte, perché non mi segue, non mi seguono in tanti, rispondo a tutti, se sono famosi, meno famosi, se hanno follower, se non hanno follower. Ciao a tutti da Frank Bianconero.